Buongiorno, bentornati all'appuntamento con l'informazione. Il governo valuta la quarantena breve per chi ha già il richiamo del vaccino. Convocato per domani il comitato tecnico scientifico. L'ipotesi è di una riduzione dell'isolamento tra i 3 e i 5 giorni. A spingere per approvarla i governatori per i quali è necessario cambiare le regole o c'è il rischio di paralizzare il paese. L'Italia è in fila per i tamponi, in particolare davanti alle farmacie si formano code interminabili ed è caos prenotazioni, dalle 4 alle 6 ore di attesa e ritardi nei referti e tamponi fai da te introvabili. Lunedì 10 gennaio si torna a scuola, non ci sarà nessuno slittamento e la didattica a distanza sarà ammessa solo in casi singoli e necessari. Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione Bianchi, confermando le parole del premier Draghi nell'ultima conferenza di fine anno. Ma le regioni potranno disporre chiusure in caso di focolai. Intanto negli Stati Uniti isolamento già ridotto per i positivi asintomatici. Il periodo scende da 10 a 5 giorni. In arrivo nuove regole per i vaccinati a contatto con i positivi. Si profila invece l'assenza di quarantena per chi, dopo aver ricevuto la terza dose, sia entrato in contatto con un contagiato. Attacco israeliano al porto siriano di Latakia, lo riporta l'agenzia di stampa statale Sana, che ha citato un funzionario militare secondo il quale i missili israeliani hanno colpito il terminal container del porto, innescando incendi che hanno causato gravi danni. In Brasile sono 20 le vittime delle forti piogge e delle inondazioni che stanno spazzando lo stato nord-orientale di Bahia dal mese scorso. Gli sfollati sono ora quasi 63.000. In totale le autorità stimano che ad essere colpiti siano stati 116 comuni, di cui almeno 100 attualmente in stato di emergenza. La legge di bilancio è addirittura d'arrivo, stabilito un calendario che consente di portare in aula il testo oggi pomeriggio, così da poter porre la questione di fiducia tra le 18 e le 19. Proteste dell'opposizione per il poco tempo per valutare la manovra. Stretta in vista sui pagamenti in contante, dal 1 gennaio il tetto scenderà dagli attuali 2.000 a 1.000 euro. I nuovi paletti per i pagamenti in contante sono quelli previsti dal decreto fiscale dell'estate del 2020, durante il governo Conte Bis, che fissava la soglia prima a 2.000 euro e poi a 1.000 dal 1 gennaio 2022. Nel 2020 la voce abitazione, acqua, elettricità, gas ed altri combustibili ha rappresentato oltre un quarto della spesa delle famiglie dell'Unione Europea. Lo sostiene un'indagine dell'Eurostat. Questi aumenti, scrive Eurostat, sono coerenti con le misure di blocco e di controllo della mobilità relative alla pandemia di Covid-19 nei Paesi membri. Dall'inizio dell'anno ad oggi in Italia sono stati registrati 289 omicidi con 116 donne vittime, di cui 100 uccise in ambito familiare o affettivo. Di queste 68 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex. Emerge dal report del Servizio di Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, afferma il report, si registra un lieve incremento dell'1%. Fine anno all'insegna del tempo instabile, piogge sia al nord che al sud, ma anche venti che soffieranno con forte intensità, soprattutto in Sicilia. Ci sarà il ritorno della neve sull'arco alpino a quote prossime ai 1000 metri, mentre da giovedì 30 dicembre non mancheranno nebbie diffuse al nord e su parte del centro. E una natività è stata allestita in una barca di 5 metri e mezzo utilizzata sino a qualche mese fa per la pesca sottocosta. È l'originale presepe collocato nella cattedrale del Santissimo Salvatore di Mazara del Vallo in occasione di una mostra organizzata dalla diocesi siciliana. Rappresenta l'umanità sofferente in un momento storico che registra tanti sbarchi e soprattutto tanti naufragi. Con questo è tutto, io vi lascio alla Santa Messa, l'appuntamento con l'informazione torna alle 12. Buon proseguimento di giornata.